Non pochi cittadini di Camarda e di Paganica affermano che la messa in sicurezza della galleria della Madonna d'Appari rappresenta sostanzialmente uno scempio. Assolutamente no, noi siamo stati costretti ad intervenire perché purtroppo all'indomani del sisma quella fu una galleria che non fu verificata. E quando abbiamo iniziato a fare la progettazione con i rilievi per l'intervento su quella strada, ci siamo resi conto che il sisma aveva creato dei distacchi di roccia all'interno della galleria, che massi di roccia che potevano cadere da un momento all'altro. Quella era una galleria che il 7 aprile 2009 doveva essere chiusa. Ripeto, siccome all'epoca non fu fatto i rilievi, è stata continuata a utilizzare, per cui noi dobbiamo intervenire assolutamente con urgenza e mettere in sicurezza. Si afferma che ci poteva essere anche un altro modo meno impattante per salvaguardare l'oggettiva bellezza di una delle poche gallerie a roccia viva che abbiamo, tra l'altro in un percorso turistico a fianco di un santuario. Ma il discorso è, prevale il discorso della bellezza o prevale il discorso della sicurezza? Perché trovare rocci che non lo so se esistono colle per riattaccare una volta che si sono distaccate diventa un problema non indifferente dal punto di vista tecnico. Credo che in questi casi debba prevalere il discorso sicurezza rispetto al discorso bellezza. L'alternativa era quella di chiudere la galleria, ma non solo al traffico veicolare ma anche al traffico pedonale, perché ripeto, c'era veramente pericolo che da un momento all'altro potessero staccarsi dei pezzi di roccia, quindi non credo che possa essere questo il problema. Quindi, se posso permettermi, la risposta è non si poteva fare altrimenti. Assolutamente no, significava dover chiudere la strada e guardare la galleria da fuori perché neanche il pedone poteva entrare dentro, questa era l'alternativa, per cui è stata una strada assolutamente obbligata.